in parte la brutta figura di domenica scorsa, proprio contro la Juventus, passando a Napoli per 2-1, aiutata un po' dalla fortuna, un po' da Signori, tornato ad esultare dopo questo gol liberatore, ha saputo mettere una pezza all'ennesima situazione di svantaggio di questa stagione. Il pareggio era stato realizzato da Negro. Ora proprio Lazio e Juventus si affronteranno in semifinale in una partita che si preannuncia incandescente. E questa sera si conoscerà anche la quarta semifinalista che uscirà dall'incontro tra Fiorentina e Parma, con il Parma in vantaggio grazie ai due gol dell'andata. Telecronaca diretta su Rai 1 alle 20:45. Fuori dalla Coppa UEFA, fuori dalla Coppa Italia in meno di una settimana. Ed è incredibile come il miglior Napoli della stagione debba uscire fuori dalle competizioni di Coppa. Deve rifarsi dunque in campionato la squadra di Boskov, ma anche qui ci sono problemi. Domenica scorsa, è vero, ha vinto a San Siro e non accadeva da 27 anni. Ha vinto e ha rigenerato l'entusiasmo del pubblico che ieri sera si è stretto intorno alla squadra. Ma la squadra non è stata ancora una volta fortunata. Ad un certo punto è sembrato che ce la potesse fare. Soprattutto nel primo tempo il Napoli ha messo sotto gli avversari. Bellissime le giocate di Carbone. Poi c'è stata addirittura la traversa sul colpo di testa di Grossi. Poi il vantaggio, il primo gol di Lerda con la maglia azzurra. Ma appena uscito Carbone nella ripresa, il Napoli ha ceduto di schianto, mancando centrocampisti di qualità e mancando in avanti un punto di riferimento. È venuto così il pari ad opera di Negro sul colpo di testa della Lazio e poi è venuto anche il raddoppio nel finale ad opera di Signori, ma soltanto dopo che il Napoli aveva meritato almeno in un paio di occasioni il gol.